Professor Franco Cassano, capolista per il Partito Democratico in Regione Puglia alla Camera dei Deputati. Le elezioni, sì, la data del 24 è vicina, è prossima, ma c'è il tema contingente, quotidiano di questi giorni che attraversa un po' la campagna elettorale, è quello di un gesto unico, se vogliamo, fatto da una figura come il Pontefice, che ha deciso di passare la mano e soprattutto, al di là della notizia, quello che un attimino ci colpisce è questo mettere in relazione l'infallibilità, il concetto di infallibilità, con l'umanizzazione dei limiti, dei suoi difetti. Cosa ne pensa il professor Cassano? Che è un gesto molto ricco di significati. Penso anche che ci sia in corso una discussione sul suo significato. Io in ogni caso non lo minimizzerei, non minimizzerei l'importanza di un gesto di questo tipo. In primo luogo l'idea che per assolvere un compito così importante, come così delicato, occorre una forza fisica e quindi una confessione anche di fragilità che va rispettata e che introduce elementi di riflessione anche di grande portata, perché non si tratta solo dell'infallibilità, ma di che cosa rappresenta il Papa, che forma di incarnazione la Chiesa e chi si trova a svolgere un ruolo importante come il Pontefice. Poi ci sono altri aspetti del problema, cioè questa fragilità di fronte al compito di una Chiesa che affronta il terzo millennio e che si annuncia con una serie di problemi molto rilevanti. Il Papa non ha fatto mancare nei giorni successivi una serie di riferimenti che non possono essere ignorati. Riferimento polemico alle divisioni, alle ambizioni che erodono la Chiesa dall'interno. Ancora ieri ha parlato appunto del rischio dell'innamoramento del potere. Quindi da questo punto di vista il gesto del Pontefice è importante anche perché vuol dire questo: stiamo attenti a non identificarci con il potere. Io per il primo faccio un passo nell'altra direzione, mi dimetto. E questo è un grande insegnamento, non solo sul piano morale, ma anche sul piano del riconoscimento dell'importanza di un'istituzione di cui non bisogna mai impadronirsi una volta per sempre come se fosse un bottino personale. E la cosa rilevante è che tutto questo non riguardi soltanto il mondo laico nel quale siamo abituati a riconoscere queste cose, ma in qualche modo il Papa ci dice che anche la Chiesa è attraversata da questa dinamica di visioni, di ambizioni, dalle quali proprio per la sua missione è compito urgente liberarsi. Non si tratta di un compito di poco conto, anche perché diciamo, la storia di questo potere è anch'essa una storia antica che ha attraversato la storia della Chiesa, però è fuori discussione che il gesto del Papa ce lo fa vedere e ci fa anche capire che per andare oltre, per tornare a predicare il verbo cristiano, bisogna essere umili, spogliarsi anche del potere per poterlo poi controllare meglio, evitare che esso ci possegga una volta per tutte. L'annuncio è avvenuto in un giorno in cui veniva canonizzato il gruppo, se vogliamo, degli 800 di Otranto, quindi in qualche modo la Puglia torna agli onori della cronaca. In questa campagna elettorale, professor Cassano, non le sembra che purtroppo è mancato, perché ormai siamo agli sgoccioli, il tema centrale, che è quello del Mezzogiorno e soprattutto quello dell'ambiente? Beh, sicuramente non è così importante come dovrebbe essere. Molti sottolineano questo vuoto. Devo dire che anche io lo registro
C'è una grande sproporzione tra le dimensioni del problema e l'attenzione che esso ha attirato nella campagna elettorale. Per quello che mi riguarda, perché il problema mi riguarda in modo anche diretto e personale, è invece l'elemento centrale dei miei interventi e della mia presenza. In fin dei conti, uno degli aspetti del mandato che mi hanno assegnato è stato anche quello di continuare in altra sede, in altro modo, un discorso incominciato a Sud già tanti anni fa, 16 anni fa, anche di più, e continuato poi con l'impegno civile successivo. Credo che bisognerà anche dopo le elezioni, in primo luogo, no, forse, bisognerà premiare prima chi parla del Mezzogiorno. E va detto che nella carta di intenti del Partito Democratico il Mezzogiorno è nominato ed è anche messo, io credo, giustamente in collegamento con il tema dell'eguaglianza. L'eguaglianza è la grande desaparecida degli anni del liberismo. Essa non c'è più, la competizione distrugge anche la solidarietà e il legame tra gli uomini e anche il legame e la solidarietà tra i territori. Quindi valorizzare l'eguaglianza e dare un grande rilievo al tema del Sud sono uno stesso movimento, solo che questa voce, ecco, dopo elezioni, questa voce deve continuare a sentirsi anche dopo, quando bisognerà prendere delle decisioni importanti, quando bisognerà scegliere dove investire, in quali settori investire. Ebbene, qui l'interesse del Mezzogiorno dovrà essere tutelato, ma non come interesse particolaristico, anche se c'è sicuramente un interesse particolare del Mezzogiorno. Io sono convinto che far ripartire il Mezzogiorno significhi far ripartire l'Italia, perché un paese come l'Italia non può camminare solo con una parte di esso, anche perché questa parte non sta neanche tanto bene, intendo il nord, anche perché è stata amministrata in un modo a dir poco maldestro, se non, stando alle cronache giudiziarie, in modo ancora più pesante, con un scarso respiro, con una chiusura non solo di questi grandi e importantissimi territori del nostro paese su se stessi, ma anche con una chiusura dell'Italia. Io credo che Mezzogiorno possa essere invece la risorsa su cui puntare. Non è un peso, non è un problema, non è, come diceva un autore caro a molti, una questione, non è, può essere la soluzione, solo che lo si riesca a vedere, e si riesca a vedere che tra Mezzogiorno e Italia c'è un'identità di interessi, perché se uno la guarda, la nostra terra, sulla carta geografica, vede che l'Italia è tutta tuffata nel Mediterraneo e il Mezzogiorno è la parte centrale di questo tuffo nel mare, di questo elemento di collegamento tra i continenti. Dare valore a questo significa far ripartire il Sud, valorizzare la sua posizione geografica, il suo vantaggio competitivo, come amano dire gli economisti. E questo non fa bene solo al Sud, fa bene all'Italia intera, perché la fa ricominciare a parlare con una voce forte, in un concerto di paesi e all'interno dell'Unione Europea, dove invece, a seguito del modo di governarla, dell'emergenza della questione settentrionale, delle chiusure della Lega e che ci ha lasciato tra l'altro anche in eredità questa terribile legge elettorale. Ebbene, bisogna invertire questo periodo, bisogna cambiare, basta con la pretesa di secedere, non bisogna separarsi, bisogna superarsi, bisogna andare nella direzione di un paese più forte e più ricco.